Allora, Matti, che si fa oggi? Chi è? Io, tua moglie, Cosa c'è? presente? Siamo sul canale, scarta regali. No, Siamo in diretta? non siamo in diretta, sto Stai registrando. registrando? Sì. Che facciamo? Facciamo una sfida? Non vuoi giocare con le LOL, con la moda? No, prima di tutto volevo dire che è arrivata una lettera. È arrivata una lettera? Una fan? Sì, grazie! Chi è che mi ha scritto? Chi è? No, non è una lettera. È una lettera o non è una lettera? Non è, cioè, è una busta Ah, una bu. contenente una cosa. Un'altra E perché multa? hai fatto questo? Cosa ho fatto? Adesso te la faccio leggere. Una multa? Sì. Sai che è di questo colore di solito? No, la multa non è di questo colore. Però magari io. È verde. Boh, io non lo so, scusate. C'è nient'altro. Dai, una lettera d'amore per me. Non te le scrivo così piccole. Allora, nuova caccia alle LOL pronta. Basta, Matti. Ho capito, ti piace? Ma non ti stufi mai? Io? Ma la mia mente va sempre avanti. Tua mente è una donna. Toccherà fermarla, sta mente. Stop! Stop. Dimentica Dimentica. perché. Non lo so se sono pronta. Provo, vediamo, magari mi aiuti, dato che l'hai organizzata te, sei qua. Allora, primo indizio. Cos'è sta roba, Matteo? Il circo? Sì, il circo di Moira. Ah, ma Vedi cos'è? i cavallini che sono tutti messi lì, sono impalati. Ah, sono dei cavalli? Ah no, hai capito? Matti, quel corso di arte che fanno alla civica universitaria, io lo farei fossi in te, per migliorare. Ma io infatti te l'ho fatto difficile apposta, se vuoi ti disegno un cavallo. Ah, ok, scusa. Quindi questi sono dei cavalli. Ah, potrebbe essere una giostra. No? Aspetta, le note? Cioè, sono delle note e una chiave di violino. Allora, partendo dal presupposto che non abbiamo giostre in casa, Chi no? l'ha detto? Abbiamo delle giostre? Abbiamo la stanza dei segreti. Ma no, no, la stanza degli orrori. E dei Oddio, con segreti tutto quello che c'è lì dentro potrebbe c'è esserci una anche una giostra. giostra. Oh, la musica mi fa pensare ad un carillon. Ma te mi vuoi depistare? Io faccio da solo, lui mi vuole depistare. Allora, secondo me questo è un carillon. Allora, io di carillon ne ho. Però quello col cavallo non ce l'ho più. Ah, no, ne ho un altro, aspettate. E ringrazia che non ti inquadro. Pesto il cane. Allora, ho questo. Ho questo carillon. Me l'hai regalato tu, tra l'altro. Guarda, non No, stavo non è parlando di me, vero. parlavo di quest'altro. Me lo sono comprato da sola. Sì, però te lo sono Sì! comprato da sola. C'è un indizio. C'è un indizio. Sembrava solo te. Adesso quando torni ti metto questo. Smettila. Allora, altro indizio. Una candela e Un po' cosa sono? di... Foglie? Una candela alle foglie? Sì. Ce l'ho una candela alle foglie? Devo guardare? Prova. O se no. Non lo so. Aspetta, ah, mamma mia, sto impallando tutto. Un po', insomma, mica tanto. Allora, io ho una candela alle foglie. Questa non è proprio le foglie, però. Oddio, ce l'avevo, dove l'ho Dai, messa? evita subito, stai sbagliando Sto strada. sbagliando. Ah, ok, a posto. Se sto Sì. sbagliando. Sei brava, dato che ti reputi intelligente. Allora, ragiona con me, scusa, anzi, aiutami. Che foglie di albero sono? Ma non lo so, prova a immaginare. Su. Sembra una quercia. Le Sembra una quercia. foglie di una quercia. Non so che vedi male, però. Va bene, foglie alla quercia, quindi. Foglie di una quercia, una candela, foglie di una quercia. La quercia si chiama Hook. Capitan. Quella era Hook. Sta Sta scadendo il scadendo il tempo, non lo tempo. so.
Allora, candela, quercia, Pascal, aiuto! Pascal, aiuto! Allora, candela, quercia, la quercia... Pascal ha guardato verso su, non lo so perché. C'è un pezzo di coda. La candela a forma di ghianda, perché la ghianda fa... la quercia fa le ghiande! Te dove hai studiato, scusa? Le ghiande da che albero vengono? Dai, va là. Natale! No, Natale. Non è un albero di Natale. Come no? Vedi che è un albero di Natale? È un albero di Natale. Non dire, è quello dell'estate, quello. Ma cosa si dice? Sì. Senti, vai via, non sei collaborativo. Poi c'è una caramella. E poi c'è il cane. Il cane. Vero? Sì. Bravo. Nell'albero devi dare la pastina al cane. Ti do un calcio, ecco cosa do. L'albero di Natale con la caramella e il cane. Cosa c'entra il cane? Perché disegno il cane? Scusa, non è un cane, Matti, l'hai disegnato sì, te? Sì, ma cosa c'entra? Che indizio è? Matti, l'hai disegnato te, non so cosa dirti. Mi volevi proprio portare fuori strada. Natale, caramella. Proviamo con l'inglese. Caramella si dice candy, vero? Candy. Candy no. Dog. No, ti dice Yankee. No. Candy? Candy cane, candy cane! Abbiamo un piccolo candy cane! Sì, ma fai vedere come si utilizza. Cioè, io dico, no? Vabbè, si accende! Mi devi fare vedere! Va bene, va bene. Ecco, noi siamo già, abbiamo già iniziato con le decorazioni natalizie. Comunque, ad ogni modo, taci ora. Ecco qua. Dai che stiamo perdendo troppo tempo. Un altro indizio. PJ Mask. Ma che indizio è? Ma l'hai fatto te. Guarda che questa è bella. Cioè, mi dice che indizio è, l'hai fatto tu. PJ, PJ sta per tipo i PJ Mask, no? Perché si chiamano PJ? Perché sono pigiami. Pigiami e letto. Nel mio pigiama sotto il letto. È un letto, c'erano i cuscini. Pigiami sotto la televisione. I PJ Mask devi guardare alla tele. Basta, vai via, esci. Smettila. Sta finendo il tempo. Devo proprio farlo? Qui è dove tengo i pigiami! Con molto ordine, peraltro. Eccola! Non è quella che devi cercare, non è quella che devi trovare. Quale dovevo trovare? Per l'altro canale. Ma smettila! Per il mio canale. Ho trovato la LOL Surprise Under Wraps! E adesso, dopo questa estenuante attesa, andiamo ad unboxarla! Pronti per unboxarla? C'è anche Matti. Ciao a tutti. Mi fai rivedere gli indizi? Sì, perché ancora non li hai capiti. Sì, li ho capiti perché l'ho trovata. Allora, sì, Matti, LOL Surprise Under Wraps è la serie 4 I Spy, una serie particolarissima. Vedi la forma? A supposta, esatto. Le altre erano tonde invece. Sì, ma supposta. Supposte usi. Sì. Vattene. Allora, cominciamo perché si è fatto tardi. Comunque abbiamo 15 sorprese, 15 sorprese. Quante? 15. Perché 15? Non lo so, se vuoi chiederlo al signore... Dammi il numero adesso. Va bene. No. Chiedo il numero. Allora, intanto, l'avevo già scritto nella community, che mi stanno per arrivare quelle della Wave 2. Io ho le mie fonti, te non ti preoccupare. Sì, ma le tue fonti non vanno bene, cioè. Come no? Si è aperta male, ma... Va bene, il prossimo strato faccio fare a te allora. No, perché dopo dici che sei brava. Guarda che cipollone. Una lente? C'è la lente, certo, serie I Spy. Spia. Sì, la lente di ingrandimento. Spia. Cosa c'è scritto qua? Getting close, vai, traduci Matti. Getting close. Gnaffa. Sbadigliando. Ma potrai sbadigliare. Dai, non lo sai, non lo so. Non lo so. È chiusa, è chiusa. Ah, va, traduci solo l'ultima parola.
smettila. Facile. Close. Cosa vuol dire chiuso? Va get bene. In close. Che simpatica. Ho qualche difficoltà. Smetti. Vedo, no? Tutto fucsia. È vero? Bello. Bravo, mica sono come te. Sei come me. Sei come me. Ce la posso fare, eh? Allora. L'indizio, guarda, facciamo così. Che pizze, però io questo l'ho già visto diverse volte. Chiocciolina, e festoni. C'è no. Ad? Per me vuol dire chiuso. At a slumber party. At a slumber party. Sai cosa vuol dire slumber? Slumber. Boh, comunque ad una festa. Togli sta lente, dai. Adesso è tutto verde. No, vabbè. Allora, io me lo ricordo, però non mi ricordo di chi era. Lucia, secondo me. Guarda, è tornata Lucia. Basta. Basta con Lucia. Ehi, basta, lo dico io. Ehi, tu. Male, hai visto che roba? Volevo dirti che non sai aprire. Non sono capace, no. Allora, caro, qui abbiamo i codici. Sì, è tutta una questione di codici qua per aprirla. Come allora, praticamente sì, il concetto è quello. Allora, i codici, senti un po', No. Sono corona e diamante, oppure quadrifoglio e diavoletto, fuoco e ghiaccio, peace and love, caramelle e limone, nuvole e sole. Sono queste le combinazioni, vabbè, non ho capito niente. Proviamo qua. Per me è peace and love. Adesso li provo. Fuoco e ghiaccio. No. Caramella e limone. Caramella e limone sì, invece. Let's get it started. Let's get it started. Allora, biberon. Sì, ti ho visto che hai messo la lente. Stavo cercando di far finta di niente. Allora, corona e diamante no. Fuoco e ghiaccio no. Caramelle e limone no. Diavolo, quadrifoglio. Peace and love nemmeno. Eccolo. Così era. Nuvola e sole. Che? Scarpe. Scarpe. Sì. Quali quelle che tu mi fai mettere? Io non so quali sono, mischi tutti insieme, no. Sono da ginnastica, da danza. 16 in un giro. Allora, qui. Perché il diamante? Proviamo corona e diamante subito. Vestito. Non so, manca solo questo della nostra capsula. Dove si prende la LOL? Se la spacchi? No? Solito funziona. A tiri contro per terra, no? No. No. Sto cercando. Ma non riesce. Io sto tastando, sto cercando di capire di chi si tratta. Ma non capisco. Ma non capisco. No. La checklist c'era sì. Ok. Sbircio. Ok, ho capito. No! Ho sbirciato? Non ce l'ho. Allora, cominciamo dal biberon. Matteo, me l'hai fregato. No. Matteo, dammi la bustina del biberon. Guarda, ma si potrà? Lo metto in più di latte. No, smettila. Ecco il biberon! Fucsia nero! Ti avrei rubato questo? Il biberon fatto a cartone del latte. Ma come ti permetti? Do un calcio là sotto il tavolo, Il biberon, avete già capito di chi si tratta del biberon? Secondo me sì, perché le mie amiche sono espertissime. Io no. Tu no. Fame. Adesso aspetti. Insomma. Ti vieni che preparare da mangiare, ricordati. Non penso proprio, mi porti a mangiare fuori. Carpine!
Allora, prima ho tastato le scarpine per un attimo, ho pensato, oddio, è di nuovo Trilla. Invece no. Villa. Perché fai ste rime banali proprio da prima elementare? Allora, 4 anni. Scarpine nere con la para viola. Poi, mi hai fregato altro? No? Il cuore. Oh. Che poesia. Se lo strappo dal petto. Ah, grazie. E qui c'è il ciuccino. Oddio, mi è caduto. Cosa ridi? Niente. Ciuccino nero. Poi. Il mantello. Guarda. Un grembiule. La paranata. È una paranata, un stinalino. È bellissimo. Il mantello nero col cuore. Ti ho visto. Nero con il cuore, dall'altra parte fucsia. Cos'è? Tipo ipnotizzata, no, ipnotizzata, tipo ghiacciata? Tipo mummia. Ed ecco il vestitino. È bellino, Matti. Ecco, vedi, tipo il frac. Questo mi serve per il mio per i tuoi look. Per i miei look, sì, tra l'altro. Oh, lo sai però che se sono piaciuti i tuoi look? Hanno detto che nell'improvvisazione sei stato più bravo. Posso farlo? No. No, non mi fai il gesto dell'ombrello. Cara, che bellina. Guarda, no. Era molto più bello. Allora, adesso non mi ricordo il nome. Mi sembra Cuteness, però. È bellissima perché è una piccola contessa Dracula. Dracula? Dracula. Dracula. Non mi crei uno stress emotivo, non è indifferente. Non è uno stress, è dire le cose giuste. Guardate quanto è bellina! C'è anche le calzine a rete rosa. Oh, stupendo, lei mi mancava. Io però mi metterei un altro vestito, secondo me. No, le mettiamo quello, il suo. Basta che il mantello lo metti a contare. Io basta, io non faccio più video con te perché mi è nervoso. Allora, io voglio vedere nella checklist che cosa fa lei. Ah, lei allora ti sputa in un occhio oppure piano. Non cambia colore, che peccato. La vestite? Adesso la andiamo a vestire, però la vesto io che è meglio. Eccola qua la nostra piccola contessina. È bellissima, mi piace veramente tanto con il suo mantello. Proprio carina, peccato però che non cambia colore. Mi dispiace. Grazie. Putacchia o piange, non lo so, non ho fatto la prova. Proviamo dopo. Provo su di te, vediamo se piange. No, piange? Sì, piange o sputacchia. Carina. Quindi una nuova caccia alle LOL dove ho evidentemente vinto. Perché sì, l'ho trovata, l'ho aperta. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se la LOL vi piace. Io vi aspetto alla prossima puntata. Quale? Mi aspetto. Quando? Dai. Domani sì. A luna. La devo guardare. In pausa pranzo, certo. Fare pausa pranzo al lavoro, guardi il video. Allora, io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Tutti nuovi, iscrivetevi. Ciao!